quante cose è stato Giulio Andreotti? Il giovane ventottenne che spuntò accanto a De Gasperi nella Costituente e subito dopo nel suo primo governo, il plenipotenziario democristiano per il cinema, l'uomo più vicino al Vaticano, il ministro per tutte le stagioni, il super tifoso romanista, la comparsa d'eccezione nei film di Sordi, il Russ che incontrò il famigerato Graziani a Arcinazzo, l'amico degli americani che serba il segreto di Gladio, il punto di riferimento di Licio Gelli e dei vertici piduisti, il crocevia del negoziato coi comunisti, il premier del compromesso storico, l'alfiere della linea della fermezza durante il sequestro Moro, l'interlocutore del direttore di OP, Mino Pecorelli, e poi il mandante, secondo l'accusa, del suo omicidio, l'appassionato di Ippica, il senatore a vita, il perno del CAF, alleato con Forlani e Craxi contro De Mita e il PDS, l'uomo delle battute fulminanti, idolatrato dal bagaglino, il referente degli esattori siciliani Salvo, il capocorrente di Lima e Gioia, l'uomo accusato da Buscette e altri pentiti di rapporti con Riina, il maxi imputato nei processi di Palermo e di Perugia, il candidato perdente contro Marini per la presidenza del Senato e chissà quante cose ancora, fino a essere l'anziano che, declinando la sua salute, ironizzava comunque sui prematuri annunci di morte. Fino a oggi.